Allora, Alessandra, la domanda delle domande, poi il resto lo facciamo domani. Questo governo, no, secondo molti, fattore C, perché è stato blindato, anche se Conte ha poco partecipato alle competizioni, ma gli italiani lo amano, lo considerano il governo giusto per questo momento? Allora, la valutazione degli italiani non è così generosa, anche perché queste elezioni hanno premiato i governatori. Non hanno premiato i partiti di governo. La prova sono le liste di Zaia, la lista di Toti, la lista di De Luca, la lista di Emiliano. Cioè sono quelle liste che hanno trovato la fiducia trasversalmente, perché nelle liste di Zaia troviamo gente del centrodestra e del centrosinistra. Quindi non siate a luna di miele tra il paese e il governo, a tuo parere? No, io penso che come sempre accade, il giorno dopo le elezioni deve cominciare la politica e gli italiani saranno ancora più severi perché le attese sono sempre più alte visto che salute e portafoglio sono al primo posto. Allora, molto interessante, la seconda puntata domani.